Adesso volevamo proiettare un piccolo video che ha realizzato Luca Di Claudio, dirigente della Moliu Play TV Melisana, che praticamente raccoglie un po' tutte le i momenti salienti della vita cinematografica di gioco. It's for all kinds of comedy. There's a lot of physical comedy in it, which demands quite a bit of bravery from all of us, and that's been fun. And what's great about where we're filming is it's in an old shower horse center, and so everything is self-contained. It's kind of one big set. Sometimes we go on the road. Next week we'll be on the road filming the heist. What was very important about this film were the four guys and how they got on together. They had to be absolutely tight-knit. Cosa ha il suo tempo e c'è un tempo per ogni azione sotto il sole, un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per seminare e un tempo per raccogliere ciò che è stato seminato, un tempo per uccidere e un tempo per guarire, un tempo per distruggere e un tempo per edificare, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per soffrire e un tempo per ballare, un tempo per conservare e un tempo per buttare via. Eh sì, lui è di Trivento. Adesso passo la parola al sindaco, dottor Domenico Santorelli, per il suo discorso. Ci mancava un canale audio, non si sentiva un audio. Buonasera a tutti. Con immenso piacere vedere tutta questa gente, perché John lo merita. Io ho avuto l'occasione di passare qualche attimo con lui, poi leggerò qualcosa per ovvi motivi, per permettere a John di seguire quello che noi gli vogliamo dire tramite me, ma ci tenevo a sottolineare alcuni aspetti fondamentali. Ho avuto l'occasione di conoscerlo, di stare qualche momento insieme, e ho trovato una persona straordinaria, come diceva Luigi, profondamente umile, di grande spessore, di grandi valori, come siamo capaci noi triventini, perché lui è un triventino vero, autentico. Ed è con straordinario, immenso piacere che questa sera abbiamo questa occasione di conferire la cittadinanza onoraria a John, perché veramente lui porta Trivento nel cuore,
dalle poche battute che siamo riusciti a scambiare, lui è profondamente innamorato di Trento. Questo fa enormemente piacere. Io spero, mi auguro che tutti noi trentini sappiamo veramente portare nel nostro cuore, esternare tutto ciò di buono che abbiamo in questa nostra piccola, grande comunità. Permettetemi di salutare tutti voi, di dare benvenuto a John, di dare benvenuto al presidente della regione, della giunta regionale, Paolo Frattura, che ha voluto essere con noi proprio per testimoniare e tributare a John l'onore che merita. E non ultimo, il nostro vescovo, che è sempre presente, che ci è sempre vicino in tutte le cose che noi facciamo. È una presenza straordinaria anche quella del nostro vescovo in questa nostra comunità. Facciamo in modo di onorarlo e di conservarlo. Allora, adesso leggerò per permettere a John di seguire questi brevi pensieri. Welcome back, John. Finisco qua con l'inglese. Bentornato, è il saluto con il quale la tua Trivento ti accoglie. Saluto che estendiamo molto volentieri alla tua gentile signora Cristina, a tuo fratello e alla sua signora. La città che mi onoro rappresentare si stringe intorno a te con affetto e questa presenza così numerosa di trimentini lo dimostra. E con un affetto che oserei definire materno, ti considera suo figlio e ti dice grazie per essere qui insieme a noi, onorandoci della tua presenza. Sebbene tu sia nato nella bella terra d'Irlanda, noi ti consideriamo figlio di questa città, poiché attraverso il latte materno, per mezzo dei racconti, delle storie, della memoria, della tua carissima mamma, la signora Rosina Pavone, ti sei comunque nutrito dei sapori, dei colori, della durezza e della bellezza di questa antica, fascinosa e meravigliosa terra molisana. Sappi che la tua Trivento ha una vicenda storica trimillenaria. Sì, siamo qui da 3000 anni, ne abbiamo parlato ieri sera. In questi giorni avrai avuto modo di vedere ed ammirare le numerose testimonianze di un passato ricco di storia. Sii anche tu orgoglioso di questa preziosa eredità. Da parte nostra c'è l'impegno a farne memoria, a valorizzarla per proiettarci con maggior slancio e consapevolezza verso il futuro, perché questa nostra terra ha soprattutto bisogno di speranza e di futuro. Siamo certi, e tu ce lo potrai confermare, che non solo nel tuo sangue, per evidenti ragioni, c'è una parte di Trivento, ma anche nel tuo cuore c'è un angolino dove abitano questi volti, queste pietre, queste case, questi vigneti, questi mondi, questo cielo. Sto usando le parole di una tua intervista di qualche anno fa. Siamo veramente orgogliosi e contenti di annoverarti a pieno titolo come cittadino onorario di Trivento, perché, come anche abbiamo scritto nella motivazione del riconoscimento che oggi ti conferiamo, tu, da artista di fama internazionale, hai rivendicato con orgoglio le tue origini triventine, dando in tal modo notorietà e lustro a Trivento. Caro John, se tu me lo consenti, la tua meritatissima cittadinanza onoraria triventina vorrei che fosse in qualche modo un riconoscimento da dedicare anche alla moltitudine di triventini che nel corso degli ultimi due secoli hanno lasciato purtroppo questa terra, la loro terra, per percorrere le tante strade del mondo, portando dentro di loro lo struggente e mai affievolito desiderio del ritorno. Caro John, questa sera non ci soffermiamo sul tuo talento, sul tuo essere una star internazionale del mondo del cinema. Tanto è bene è stato già detto e scritto dalla critica cinematografica. Questa sera siamo in famiglia, quella dei tuoi parenti, che sono tutti qui, emozionati, ma anche con la famiglia, quella formata da tutti noi. Noi che siamo qui
per dirti che ti vogliamo bene e per dimostrartelo, come solo le persone di paese sanno fare, vogliamo che i nostri gesti, il nostro stare insieme, siano caratterizzati dalla semplicità e dalla naturalezza, perché in esse abitano i sentimenti più profondi e più veri, come appunto accade in famiglia ed in paese. John, ti auguriamo che le tue straordinarie qualità artistiche possano continuare ad esprimersi in nuovi films di successo e, come tu stesso hai auspicato, confidiamo che tu possa girare un film in Italia e magari in questi luoghi a noi tutti così cari. Mi piace. Mi piace concludere questo mio breve saluto con le parole di uno dei grandi scrittori italiani del Novecento, Cesare Pavese, un intellettuale raffinato e tormentato che ben conosceva la cifra e la dimensione esistenziale del vivere in una piccola come in una grande comunità. In uno dei suoi scritti così scrive: un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei, resta lì ad aspettarti. Noi, caro John, ne puoi essere certo, siamo quella gente, quelle piante, quella terra che anche quando non ci sarai, resterà qui ad aspettarti. Tu promettici però che quando sarai nella tua Irlanda e nel mondo, quando percorrerai strade nuove e vie a te note, quando calcherai le scene dei set cinematografici e il tuo volto darà vita a nuovi personaggi e a nuove storie, tornerai con il cuore alle tue radici e volgerai, anche per un solo attimo, il tuo sguardo a Trivento. Grazie. Ecco, tra le altre cose, so che sta pensando a una specie di corto che gli è stato commissionato dalla BBC. Avevo paura che dicessi BCC, perché io gli avevo detto BCC, su Trivento, quindi speriamo che insomma presto possa essere, possiamo avere l'onore di visionarlo. Adesso voglio passare la parola al presidente, dottor Frattura, che alcuni miei ringraziamenti, ringraziamenti di tutto Trivento per essere venuto qui. Penso il grazie lo si debba a John e a Trivento. Ritrovare un concittadino per metà significa un grande evento per Trivento e per John, per John e per Trivento. Il Molise ha dato tantissimo al mondo, in giro abbiamo oltre 1 milione di molisani che si sono fatti onore in ogni parte del mondo. Certo, il legame con la prima generazione è fortissimo, con la seconda si indebolisce, con la terza si rischia di perderlo. E allora l'impegno è quello di serrare questo rapporto e riuscire a trovare chi, malgrado tanto successo, con tanta umiltà e semplicità, continua a essere legato alla nostra regione, non può che per noi essere stimolo perché insieme si possa rinsaldare questo legame. Oggi sicuramente il Comune di Trivento, nel riconoscere la cittadinanza a John, dà un segnale forte. Pensare di poter valorizzare la qualità, la professionalità di John per girare un film e, perché no, per aiutarci a promuovere anche con un film il nostro Molise, visto che tanto ci stiamo impegnando non per arrivare alla Film Commission, ma per raccontare il nostro Molise, per suscitare emozioni, per suscitare curiosità, perché poi si possa venire a visitare e conoscere il Molise. Sono convinto che la testimonianza di John potrebbe aiutarci davvero tanto. E allora, con questo augurio e con questo grazie di cuore,
a chi dal 2000 raccontava un'intervista all'Ansa, mi pare del 2004, nella quale intervista John ci raccontava questa parte del Molise, sempre pensando di ritornarci con la mamma. Una signora straordinaria, partita a 18 anni da Trivento con le sorelle e con un sacerdote, che ha fatto tanta strada, ma soprattutto che ha educato ai valori i propri figli. E su questo modello che noi ci sentiamo vicini a John e siamo convinti di quanto John sia vicino a noi. Auguri per il tuo futuro e soprattutto auguri perché John e il Molise possano fare qualcosa insieme per la nostra regione e per Trivento. Grazie. Tra l'altro, diciamo, raccogliendo un po' l'invito del presidente Fattura, abbiamo ricevuto oggi, ho avuto diciamo, la fortuna di visionare la mail al volo della Proloco e ci è arrivata la comunicazione dell'assessore Pietraroia, che è assessore per i molisani nel mondo, il quale avrebbe piacere che John diventasse ambasciatore di Molisani nel mondo. Quindi spero, ma io sono sicuro che accoglierà il nostro invito, perché è talmente legato a questa terra che insomma sarebbe impensabile che non lo facesse. Adesso vorrei passare di nuovo la parola al sindaco, che ci leggerà la pergamena diciamo della ufficiale, insomma, della cittadinanza onoraria. È in inglese. Allora, leggiamo l'atto ufficiale. Città di Trivento. Il Consiglio Comunale di Trivento, nella seduta del 16 luglio 2015, ha conferito la cittadinanza onoraria a John Lynch. Con la seguente motivazione: attore, regista e scrittore di straordinario talento, nella sua trentennale carriera ha dato vita ad innumerevoli personaggi attraverso i quali ha avuto modo di esprimere il suo estro artistico con grandi livelli e ritmi recitativi, la cui maschera lascia sempre il suo inconfondibile segno. Artista di fama internazionale, ha in ogni circostanza rivendicato con orgoglio le sue origini triventine, conferendo notorietà e lustro alla materna Trivento. Trivento, 25 luglio 2015. It's your time. Adesso la parola a John Lynch. Molto molto grazie, molto grazie. Non parliamo italiano. Your Eminence Bishop, Mayor. Sua Eminenza Vescovo. Domenico. Sindaco. President. Presidente. Ladies and gentlemen of Trivento. Signore e signori di Trivento. Your kindness and generosity is overwhelming, and it is with great pride and humility that I accept this honor that you have bestowed upon me. La vostra gentilezza e generosità è travolgente ed è con grande orgoglio ed umiltà che accetto questo onore che mi avete concesso. I would like to pause for a moment to thank Paolo Di Zana for his support and belief, and equally Luigi Pavoni for his untiring work in the realization of this moment. Vorrebbe soffermarsi un momento per ringraziare l'architetto Paolo Di Zana per il suo sostegno e per la sua fede, e in egual misura a mio fratello qui Luigi per il suo incessante lavoro che ha permesso a John di essere qui questa sera. Without either man, I doubt very much if tonight would have been possible. Senza l'impegno di entrambe, secondo lui sarebbe stato impossibile presenziare a questa cerimonia. I extend my love to Maria Pavoni,
mia seconda madre. Vuole ringraziare e rinnovare il suo affetto per la signora Maria qui presente. My family, my cousins, those who are still with us and those who have passed on. Per la mia famiglia, per i miei cugini, quelli che sono qui tra noi e quelli che purtroppo non ci sono più. I think of Maria, of Antonio, Pietro. Penso a Maria, Antonio. And Kevin, Christine's nephew. I would like to thank Christine for making the journey with me and for continuing to do so. Voglio ringraziare Christine per avermi accompagnato durante il viaggio e che continua a sostenermi durante questa esperienza. I welcome my brother Seamus and Tara and thank him for standing by me. Voglio dare il benvenuto a mio fratello e alla sua compagna e ringraziarli per essere qui questa sera. Often in my life, in moments of joy, of success, my thoughts go to my mother Rosina. Spesso nella mia vita nei momenti di gioia, nei momenti di successo, il mio pensiero è andato a mia madre Rosina. You see, I am a good Italian son after all. Come potete vedere, lui è un bravo figliolo italiano. And tonight is no different. It is a shame that she cannot be here to see me receive this symbol of your affection. But ill health sadly prohibits it. Purtroppo questa sera non può essere qui con noi a causa di problemi di salute e non può vederlo ricevere questo simbolo del nostro affetto. She was born here just before the war and left in the 1950s to find work in England, as many did, I know. Lei è nata qui prima della guerra e ha lasciato il paese negli anni 50 per andare a cercare fortuna all'estero, in particolare in Inghilterra. Eventually she settled in Northern Ireland in the late 1960s, which is where I grew up. E alla fine degli anni 60 si è trasferita definitivamente in Irlanda del Nord, che è il paese nel quale John è cresciuto. She carried this town close to our heart. And indeed, and returned here for many years, often across many years. Lei ha portato sempre nel cuore questo paese e ne è testimonianza il fatto che nel corso degli anni è tornata più volte a Trivento. And indeed, one of my first memories is of the time she brought me here with her when I was no more than 2 years old. Infatti, uno dei suoi ricordi più nitidi è quando ha affrontato il viaggio, quando non aveva ancora 2 anni, insieme alla madre per far proprio ritorno qui nel paese. I remember the raw beat of the summer, of the sun on my face. Ricorda i raggi del sole che gli battevano sul viso. And the warm, balmy evenings and the happiness I felt when I was here. E quei tiepidi pomeriggi in cui lui provava profonda felicità per essere qui e per essere giovane e non istruito come era all'epoca. Young as I was, unschooled as I was. My mother is a woman of fierce loyalties and beauty. Sua mamma è una donna di grande lealtà e bellezza. Someone who embodies passion and warmth. È una donna che incarna passione e calore dello spirito. She has taught me a lot and tonight I thank her too. Lei le ha insegnato molto e questa sera intende ringraziarla profondamente. Because the man you see before you making his way in the world. Perché l'uomo che vedete questa sera qui is the result of her work and her work alone. È il risultato del suo unico lavoro. This is her place. Questo era e sarà per sempre. And always will be, and tonight it has become mine. Questo era e sarà per sempre il suo paese e questa sera è diventato anche il suo paese. You have opened your hearts to me and you have called me home. Vi ringrazio per aver aperto i vostri cuori e per l'aver richiamato nella terra natia. And for that I will be eternally grateful. Grazie. E per questo ve ne sarà eternamente grato. You have promised to me that you will not cry.
Now John, we have some present for you. Adesso abbiamo diciamo pensato di omaggiare John di alcune diciamo di piccoli pensieri. Vorrei iniziare con qualcosa che diciamo vuole diciamo simboleggiare, no, la cittadinanza onoraria. È un cofanetto realizzato dal a cura della gioielleria Piccicacco, che contiene le chiavi della città. Quindi consegna Francesca. Domenico, se puoi aprirlo. There are the keys. Can you? Le chiavi della città, simboliche. E è raffigurato sopra. It's, the picture is the scalinata San Nicola. So big steps of this morning, yes. Un altro omaggio che diciamo ha voluto fortemente il nostro sindaco è un album fotografico, an album of pictures of your maybe your mother all the all life and about Cimento. Quindi può consegnare Francesca sempre. This is a present from the major Domenico. You should know, John, that we have a little football team that is not professional, of course, but they are nice guys. They are always together. They are happy. They represent Juventus also, and they think to show. This is the coach, Mr. Vincenzo Minella, Luigi Cicarella, the president of the team. It's number 7, of course, because like the best number, the joint best. So they won the air championship this year, so yeah. Grazie alla SD di Vento. Poi ci sono un omaggio ho dimenticato la scaletta degli omaggi. There is a book about some books about Trivento offered by the Comune of Trivento. And is a present both from the president Fratura and the major. Scusate qualche errore, ma è un po' l'emozione, la stanchezza. Poi ci sono degli omaggi a cura di un artigiano trentino. It's they are papillon made of wood. So by an artigiano, we don't know the English for artigiano. e alla fine zia Maria voleva omaggiarti, voleva farti un omaggio. Your second mother, like you said. Make a picture, yeah? Grazie zia Maria. Diciamo che la cerimonia finisce qui. Noi abbiamo pensato di diciamo offrire a tutti voi un momento di convivialità per diciamo completare un po' il quadro di quella che è Trivento, quindi offrire un po' di piatti tipici, cavatelli. Rinnovo i ringraziamenti a tutti coloro che hanno collaborato, una grande squadra
grazie a tutti, perché senza di loro non sarebbe stato possibile. Ah, ok. C'è un altro omaggio, e mi scuso, con there is a shirt by the another organization, the one that collaborate with us to realize for the food. Is Cernobbio. Non so se c'è Mauro, il presidente, forse so. The president is working on making food, so later you will meet him. Dicevo, per completare il quadro un po' di quello che trenta, abbiamo deciso di creare un momento di convivialità, di, insomma, per dare un po' un'immagine di quella che trenta. Non siamo neanche, ma insomma non siamo neanche poi così male. Quindi vogliate accettare il nostro invito, si farà un buffet offerto dalla nostra associazione. E io non so, noi avevamo pensato di, però non so se è possibile per i fotografi, di fare una foto tutti quanti. Lo so che è un po' logisticamente difficile, ai piedi della scalinata. Se voi volete possiamo fare una foto con Johnny, con tutta la cittadinanza. Lo so che è logisticamente un po' difficile, ma we want to take a pictures with you, ok? Quindi poi la serata, un'ultima cosa, la serata sarà invitata dal maestro Danilo Meneghin, nostro concittadino, che anche lui si fa onore nella musica, e dal nostro caro maestro